Romeo Zero ISS. Buongiorno, buongiorno, andate con la prima domanda, sono pronto. Buongiorno, in realtà non ho deciso di essere un astronauta, io sognavo di essere un astronauta da sempre e poi nel maggio del 2008, quando l'Agenzia Spaziale Europea ha fatto la call per application, quindi ha mandato un bando di concorso, ha aperto un bando di concorso per astronauti, io ho pensato di partecipare, quindi direi che tutto il percorso è nato lì nel 2008, però in realtà io ho sempre lavorato durante la mia vita con l'idea di poter diventare un giorno astronauta. Spero di esserci, dipende un po' dalle attività che abbiamo a bordo, ma possiamo provare. Ciao Giulia, per me è molto difficile mettere le cose in graduatoria, dire qual è più bello, qual è più interessante, qual è più entusiasmante. In realtà tutto quello che faccio qui nello spazio per me è bello, interessante, entusiasmante, perché è visto in una prospettiva completamente diversa. È come se io ti chiedessi cos'è più bello, andare al mare, andare al Luna Park, andare in montagna, andare a sciare. Sono tutte cose belle che hanno un gusto particolare per motivi diversi. Over. Attento ISS da IU5 Cugede, Roger. Ciao, il motivo che riesco ad andare nello spazio è perché mi ha sempre affascinato l'ignoto, le cose che non sappiamo. Lo spazio è un universo da esplorare, di cui sappiamo ancora ben poco, e quindi questa cosa mi ha sempre affascinato e volevo metterci dentro un po' la mia potenzialità e il mio sogno e le mie capacità. Attento ISS da IU5 Cugede, Roger. Ciao Rora, la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato è stato fare il controllo della tenuta stagna dei portelloni della stazione e della mia navetta. Questo dal punto di vista tecnico. Dal punto di vista invece umano, la prima cosa che ho fatto è salutare i miei amici che erano già a bordo e che mi aspettavano. Over. Ciao Andrea, buongiorno. Io sono qui da 87 giorni, sono arrivato il 20 luglio di quest'anno. Over. Ciao Giuseppe, nello spazio non ha importanza la direzione relativa alto, basso, destra, sinistra. Quello che è importante è avere invece dei punti di riferimento, quindi la stazione di fatto è orientata in modo da avere avere delle direzioni, perché è più facile lavorare in questo modo e anche più facile orientarsi. Quindi sì, a bordo della stazione è facile orientarsi, quando siamo fuori sappiamo che sotto di noi c'è la Terra, quindi anche lì sappiamo esattamente dove trovarci. Over. Ciao, le missioni hanno diversa durata, la mia, questa qui, è di 200 giorni, 202 giorni per esattezza, mentre la prima missione che ho fatto era di 166, ma a bordo con me c'è una ragazza, Cristina, che farà 330 giorni a bordo e un collega che è arrivato con me che ne farà circa 270, over. Ciao Gaia, che bel nome! È facile una volta che ti abitui a come è fatta la costruzione. Noi ci addestriamo per tanti anni a terra, quindi abbiamo già un'idea molto chiara di come è disegnata e come è costruita la stazione, quindi quando siamo dentro sappiamo come orientarci, ma ogni tanto se siamo molto inaffarati è facile sbagliare direzione. Quando siamo fuori diventa molto più difficile, perché se siamo al buio può essere difficile orientarsi. Over. Ciao, buongiorno, ci vogliono 8 minuti e 48 secondi per entrare in orbita e poi ci vuole da un minimo di due orbite, quindi circa 3 ore per arrivare a bordo, fino a 4 orbite che sono circa 6 ore, quindi da 3 a 6 ore in totale. Over. Sì, è nero ma è pieno, pienissimo, strapieno di stelle. Over. Buongiorno Eleonora. Si dorme bene e il modo in cui dormiamo è che abbiamo dei sacchi a pelo che sono agganciati alle pareti della stazione e noi galleggiamo all'interno di questo sacco a pelo in modo da poter dormire, ma senza cuscino ovviamente, non abbiamo cuscino, non abbiamo materasso, non abbiamo nulla, abbiamo soltanto il sacco a pelo che galleggia all'interno. Over. Buongiorno Federico, in realtà non mi sono portato molte cose perché a bordo della stazione abbiamo già tutto, abbiamo vestiti, abbiamo il cibo. Quello che mi sono portato sono alcune cose personali, delle piccole foto, dei piccoli regali per le mie figlie per gli amici quando tornerò a terra. Over. Ah, allora, ma
la cosa più bella forse che tutti fanno, la cosa più comune da fare è guardare dalla finestra, guardare la terra e osservare il mondo. Che facciamo tante foto, facciamo dei filmati, registriamo filmati per voi, per i bimbi, per i ragazzi, per tutti, per fare conoscere un po' il mondo dello spazio. Oppure a volte facciamo giochi che possiamo fare solo qui sulla stazione, giusto per cambiare un po' l'atmosfera. Over. Ciao, sì, durante, proprio a calcio no, abbiamo provato con dei pallini a calcio a fare un po' di passaggi quando ci sono stati i campionati mondiali, credo l'anno scorso. Io non sono appassionato di calcio, e il mio collega Alex Gers era qui a bordo e insieme ai suoi colleghi avevano un pallone e hanno provato a giocare un po'. Over. Ciao. Come ci sente a guardare la Terra dalla Stazione Spazio Internazionale? Ci si sente molto molto piccoli, molto piccoli e molto fortunati di avere un pianeta così bello, e a volte ci si sente anche un po' impotenti, perché sembra che questo mondo così bello stiamo cercando di distruggerlo senza pensare che non ci appartiene e appartiene invece al futuro. Over. La frequenza. Yes, dai, Roger. Diego, quando siamo nella fase notturna dell'orbita, quindi quando non siamo illuminati dal sole, riusciamo a vedere benissimo le stelle, ne vediamo tantissime perché siamo fuori dall'atmosfera, e le costellazioni principali, se siamo abbastanza esperti, riusciamo certamente a riconoscerle. Over. Allora sentiamo soltanto quando rientriamo, perché l'atmosfera diventa una specie di freno che ci rallenta e ci frena appunto dalla velocità in cui siamo, che è di circa 28.000 km l'ora, ci permette di rallentare fino alla velocità di apertura del paracadute, circa 400 km l'ora. Noi da qui dallo spazio non la percepiamo l'atmosfera, la vediamo e basta. Al rientro invece diventa questo freno, appunto. Over. Ciao Alice, noi viaggiamo, come dicevo prima, a 28.000 km l'ora, 8 km al secondo. In 24 ore, se stessimo sempre alla finestra, vedremmo circa 15 o 16 albe e tramonti. Over. Allora, la nostra tuta spaziale sulla Terra peserebbe circa 200 kg, fortunatamente qui a bordo è senza peso, e quindi no, non ha un peso, però ha una massa, il che vuol dire che quando ci spostiamo cambia il movimento.